Quindi salve a tutti ragazzi, bentornati su Beyond Gamers. Oggi, come potete vedere, siamo qui su Bloodborne, ma nel remake per PlayStation 1, fatto da questo sviluppatore fuori di testa che praticamente ha rifatto Bloodborne, o parte di esso almeno, in stile PlayStation 1. Quindi direi, vi faccio vedere al volo le opzioni, anche se non toccherò tanti settaggi perché sennò il PC mio non ce la fa registrare. Però a parte l'audio, che come vedete ho già abbassato un po' perché sennò la musica è troppo alta. Nella grafica si può togliere questo filtro televisivo che fa venire fuori il gioco un po' più pulito, però sinceramente mi piace, quindi lo terrò. Poi il cap per gli FPS è settato a 20, può raggiungere fino ai 240 fps. E infine si può modificare la risoluzione di quello che si vede a schermo, ma tutto sommato, se non si va a togliere il filtro televisivo, non fa questa gran differenza. Quindi io direi di partire subito. Allora, visto che tanto giocheremo solo all'inizio, voglio qualcosa che sia forte subito. Quindi andremo, credo, di... Cos'è che era? Passato violento. Quindi c'è forza. Vi ho giampato l'intro, ma sappiate che è esattamente come quella di Bloodborne, col lupo che prende fuoco, i messaggeri che vengono sopra. Ma che lavoro che ha fatto, tra l'altro. Sono robe distruttibili. Corsa, sempre col cerchio. Ok. Backstep. Il roll. E il salto. Ok. Cerca il sangue smunto per trascendere la caccia. Ok. Questo l'abbiamo già provato. Eh? Ah, il lock-on è con la X. Ah, posso anche cambiare la telecamera con la X. Ah, beh, è la pressione dell'R3. Ok. Bene. Proviamo a fare il lupo tutorial. Adesso si muore malissimo qua. Ma c'è una scala quella. Perché c'è una scala lì? No! No! Pezzo di merda. Merda, 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 merda. Allora, il feeling è proprio... Mi sono incastrato! Il feeling è proprio quello di Bloodborne. Però le hitbox sono un po' diverse. No! Merda. Beh, vediamo com'è il sonno, quindi. Musiche bellissime rifatte così, un po' di qualità inferiore, un po' MIDI, tipo, no? Ah, la luna è scontornata meglio qui che non fa su PS4. Sogno del cacciatore. Ah, c'è solo la prima tomba. Questi messaggeri. Ok, si può comprare già subito, si può comprare le fiale di sangue, i proiettili, Molotov, i cocci, col Beyond. Ma questo non è quello che... Sta roba non si trova nel DLC, tipo. Vabbè. Ok. E questa finché non battiamo la Clerics non si sveglia. O finché non otteniamo il primo punto di intuizione, non mi ricordo. Allora, armi, c'è solo la mannaia e il... come si chiama? Lo stickettino lì, non lo voglio, voglio la mannaia, ho sempre mannaia. Ah, è proprio un menu... Ah! Cheat! Ok. Ah beh, possiamo togliere il cappuccio così vediamo la protagonista. Beh, forse sarà meglio non vederla.
e la pistola. Come? Ah, vedi qua, qua, no, è qua che serve un punto di intuizione per entrare. Beh, ripartiamo. Tanta roba. Ah, ok, le mie anime. Che bellina la lanterna, bellissima. Posso vederla bene? Bellissimo. E non posso annullare il colpo una volta che ho premuto il tasto? Sì, con X. Hunter Dream, save. Bene. Ok, di slot. C'è una porta in più. Qua è chiusa. Triangolo e quadrato non fanno niente neanche ora. È un muset. È proprio quello della mannaia. Ma però con L1 non posso più fare la trick weapon. Qua non dice niente su come fare a metterla. Come fare a metterla in trick weapon. Vabbè. A parte che io la tengo sempre chiusa la mannaia, quindi non mi lamento. Beh. Let's go. Allora, start su equipaggi consumabili. Qui. Triangolo per curarsi, ma adesso non sprechiamo. Vediamo questa scala dove mi porta. C'è un'altra porta bloccata. Quadrato più freccette cammina. Ma quadrato mi ha curato. Triangolo forse? Beh, meglio che mi cura con quadrato, che su Bloodborne non aveva senso farlo con triangolo. Però non posso camminare? Vabbè, farò. Guarda perché devo camminare. Ah, ecco perché. Fa passetti, passetti. Allora, fammi vedere. Ma lì è chiuso. Di qua. Porta chiave clinica. Sangue. Ok, qua posso buttarmi. Guarda che bello in bilico. Trasfusore dei proiettili. Ma scusa, non è la meccanica di base. È vero? È vero, non potevo, non posso farlo. Com'è? Aspetta. Ah, sarà il cappello. Ma scusami, ma questo? Ah, no, no, vabbè. Ah, vabbè. No, così proviamo a vedere come si spara. Quindi io miro e rilasciando. Ma posso fare il parry. Ok, perfetto. Sì, ok. Penso sia la prima volta che sto così tanto nella clinica di Josefka. Forse neanche la prima volta. Bello tipo caricamenti sì, giochi vecchi. In generale, sto parlando di Harry Potter, wow. Di tutti i giochi vecchi. Ma qua c'è roba nuova. Cappello. No, aspetta. Aspetta. Tan 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 tan. Andiamo a Yharnam. Oh, senza che guardo, vediamo se c'è ancora il cappello a terra. Quel cappello a terra. No, non c'è. Qui c'era un cappello. Qui c'era un cappello a cilindro che non si sa che cazzo serve, ma era completamente fuori posto, con un lightning completamente diverso rispetto a tutto il resto. Ma di là si prosegue. Ok. No! Che lento a curarsi! Che lento a curarsi! No, no! No! Caputtana! Oh, non riesco. Oh, mi ero appena lamentato del triangolo per curarmi.
che era meglio il quadrato, e sto cercando a tutti i costi di usare il triangolo perché sono abituato a Bloodborne. Allora, ma il parry funziona, però fa finta. Aspetta che mi faccio prendere l'entusiasmo. Ma le porte interagibili nuove? Guardalo. Ma parry? Perché adesso non me lo mira più? Ma no al parry, no al parry, no al parry! Cercherò di non farlo! Le Molotov! Ma è aperto lo shortcut? Ah no, è un po' diverso, cioè, le proporzioni sono un po' sballate. Ok, corriamo dalla Claire. Ma è chiuso qua. Cosa? Cosa? No, aspetta, non mi capisco più. Posso parlare per forza? You must be a hunter. È distratto che sono sempre quelli. Ah! Allora, non si può dire corro, faccio brigo, perché io una prova la faccio. E poi ci salutiamo e vi dico un pensiero su questa cosa. Dai, tanto la mappa la conosco. Sì, certo. Cosa cazzo? Aspetta, aspetta, abbiamo un problema. Abbiamo un problema, mi sono perso. Ah, è diverso, non è che mi sono perso. Guarda che cazzo di angolo che hanno, però. Vi giuro, non so dove sto andando. Non so dove sto andando, perché non è quello che mi aspettavo. Di questa cosa sono contento perché adesso nel privato posso giocarmelo. Ed è come avere un mini Bloodborne. Però non è 1-1 come pensavo. È quasi 1-1. Qua dove ci sono i cani, no? Ma qua ci sono scale in più, robe in più. Io non ho idea di dove sto andando. Perché non lo sapevo? Dove sono? Eccola la piazza che cercavo. Qua mi aspetta. Ecco quello dove volevo essere. Forse. Chiaramente dico che volevo vedere la Cleric Beast, ma. Ah, così? Ok. Ma non lo sapevo. Non droppano niente sti stronzi comunque. Bene, bene. Posso aggrarli una volta. Vieni, vieni. No, cosa vuol dire? Senti come si stanno incazzando per niente. Mamma mia. È proprio Bloodborne. Quanta vita ha questo? Ah, muorici. E qua c'è il cancello, quello che si apre con la leva, che si torna all'inizio. Qua c'è il best con l'ascia col cappuccio, che io non ho intenzione di fare adesso. Questo mi rompe il culo. Ecco, dov'è? Non c'è? Cazzo è? Un cacciatore! E via, Dio. Ma il mio set quello. Devo uscire a tutti i costi. Potrebbe dropparmi il mio set. Non incastrare! Oh!
Ma i roll fanno schifo in sto gioco. Mi incastro. Alla fine. Vai via, porco mio. No. Si è curato. Pezzo di merda. Tanto che va in perenne stun. In perenne stun. Al prossimo lo uccido. Non mi ha droppato niente. Niente non mi ha droppato. Pretty close. Cos'è sta roba? Cos'è? Mi volevo... Allora, raga, pronti? Solo per i veterani di Bloodborne. Ok, basta. Ah, ma c'è il backstab allora! Pensa a te. Ieri, da sé. Vabbè ragazzi, non so quanto manca la Cleric Beast, però possiamo salutarci, così vi lascio con un parere. Vi dico, è un lavoro egregio, cioè vorrei che questa cosa venisse fatta anche con Dark Souls e con Sekiro e con Demon Souls a questo punto. Si vede che il ragazzo che l'ha fatto è proprio appassionato, ma tra l'altro ha anche grandi doti di programmazione, perché è veramente... È fluidissimo, sembra proprio di giocare Bloodborne più o meno. C'ha dei difettini, però tutto sommato per un indie gratis che va a omaggiare Bloodborne, cioè. E quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, anche se non siamo arrivati alla Cleric. Ci vediamo alla prossima, sempre qui su Beyond Gamers.